Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, prima gara dei mondiali dell'anno, siamo qua in Portogallo, round 1, siamo a Fafe, si chiama così il paese, siamo 45 minuti a est di Porto, niente, abbiamo camminato da mercoledì tutte le speciali, un bel po' di chilometri e niente, le speciali sembrano molto belle e veloci, un crosstest super veloce, ci sono dei bei salti in salita e in discesa. Enduro test molto lungo, sarà secondo me se girerà sui 10 minuti. Tecnico, una parte tecnica e una parte veloce, ci sono anche dei fangoni. Estrema, classica portoghese, molto tecnica, lenta, qualche bel passaggio tosto. Per condire il tutto, in teoria arriva anche l'acqua e la pioggia, quindi sarà sicuramente tutto un po' più difficile. Ma niente, siamo pronti, la moto è pronta. L'abbiamo provata in area training questa mattina, abbiamo finito di camminare le ultime speciali poco fa, adesso mangiamo, poi il super test. Ci vediamo dopo. Super test fatto, primo della stagione, abbastanza bene, ho fatto un po' di errori, un po' troppi, mi sono piantato lì nelle rocce, nella curva, poi non ho guidato proprio benissimo, però insomma dai, ho vinto la categoria, quinto assoluto mi sembra, insomma domani c'è una giornata che è no, lunga di più, quindi va bene così, domani concentrazione e gas dalla prima speciale. Tutta la notte, adesso al momento non sta piovendo, però il tempo starà così tutto il giorno e ne ha fatto abbastanza stanotte, quindi speciali bagnate, niente, quindi un po' di fango, qualche traiettoria cambierà sicuramente perché bisognerà prenderne insomma un po' più diversamente per appunto per il fango, niente, rimane tutto uguale in teoria a livello di tempi, di percorso, al momento hanno previsto delle deviazioni per pioggia, basta, full gas. Vai su lì, destra, salti centrale, vai in là, sinistro stretto, vai in su in sinistra. That one I cut to the inside, but then the bike took grip and I went out almost into the big rock in the middle. Yeah. So I had to turn and go back, so I lose all the speed up there.
Niente, appena finito la prima giornata del mondiale, abbastanza contento, diciamo. Non ho fatto male, la velocità è buona, però ho fatto tanti errori nell'ultimo giro. Diciamo che era tutta la gara che me la giocavo con Garcia per la prima posizione, ero dietro di una decina di secondi più o meno, quindi volevo spingere nell'ultimo giro. Il problema è che nello spingere sono scivolato nel cross, sono scivolato nell'enduro e poi in estrema ho combinato un'altra. Alla fine chiudo secondo assoluto a 30 secondi da Garcia, che è un po' tantino, e però primo delle due, e niente, domani dei due in teoria non dovrebbe piovere, quindi le condizioni dovrebbero rimanere così. Ciao, siamo qua, è inizio dei due. Niente, oggi non ha piovuto stanotte e adesso non sta piovendo. In teoria le speciali saranno un po' più asciutte. Niente, siamo carichi. Ieri un po' troppi errori nell'ultimo giro, quindi impariamo dagli errori commessi e proviamo a fare una gara fatta un po' meglio, diciamo, oggi. E niente, full gas. Qui l'ho girato, dopo ho visto che c'era il canale, c'era aperto, allora mi sono buttato a girare il canale. Finish, finito il primo weekend di gara del mondiale di quest'anno, non super positivo, nel senso che non sono riuscito a ingranare una marcia buona per riuscire a competere con i ragazzi davanti. Ho chiuso quarto assoluto e secondo ai due, non tantissimo il distacco, però ogni prova speciale accusavo
qualche secondo di distacco che a fine gara mi hanno dato quei 20 secondi di svantaggio dal primo assoluto. Chiudiamo questo weekend con un primo e un secondo nella E2, un secondo e un quarto nella Enduro GP. Non è male, però non è neanche bene, non è proprio quello che vogliamo, vorremmo essere un po' più avanti. Quindi sappiamo un po' dove lavorare, sia io come pilota che anche con il team con la moto. Cercheremo di arrivare più pronti già il prossimo weekend, che avremo un altro GP in Portogallo, secondo round della stagione. Niente, spero vi sia piaciuto il video e come sempre ricordatevi di iscrivervi e di mettere like al video. Alla prossima, ciao a tutti!